È di 7 morti il bilancio definitivo della tragedia di Suviana, recuperati tutti e dispersi a pochi giorni da una delle più grandi tragedie sul lavoro negli ultimi anni. Domani, 13 aprile, promosso dalla sede ANMIL di Pescara, ci sarà il 24esimo raduno degli invalidi del lavoro al santuario di Sannunzio sul Prizio a Pesco Sansonesco. Questo ennesimo gravissimo evento ci darà modo di ricordare la gravità degli infortuni lavorativi con l'Abruzzo, spesso maglia nera. Ascoltiamo Claudio Ciampagna, presidente nazionale patronato ANMIL. Beh sì, questa è una tragedia che ci colpisce come sempre, ma oramai ci stiamo stupidamente abituando a queste tragedie. Questo è un fenomeno gravissimo che purtroppo rende l'Italia uno dei peggiori paesi al mondo proprio per quanto riguarda la sicurezza. Noi dell'Armi, diversamente da come parlano i sindacati, i politici, tutte le autorità, le istituzioni, diversamente da questi, noi pensiamo che in questo paese quello che manchi non è tanto l'ispezione, l'aumento delle sanzioni, la mancata sinergia fra gli attori competenti per la sicurezza, la salute sui posti di lavoro, quanto una cultura di base. E per quello che abbiamo di esperienza, è una cultura che va data ai bambini dell'elementare, fin dall'elementare, cosa che stiamo già facendo noi con questo kit che poi vi illustrerò. Vogliamo ricordare dunque questo raduno importante, quando, dove? Il raduno avviene, questo è il 24esimo che facciamo a Pesco Sansonesco, qui in provincia di Pescara, e il 24esimo lo facciamo in. Perché crediamo in questo santo, l'abbiamo eletto noi moralmente come protettore dell'infortunato sul lavoro, Santo Nunzio sul Prizio, perché lui stesso morto da lavoro, in quanto lavorava in una presso, perso madre e padre, viveva con uno zio lì che lo faceva lavorare in maniera angariante presso la sua fucina, lì si è prodotto delle ferite che lavava poi in questa fonte sulla quale poi è stata costruita sotto questa roccia il suo santuario. E noi ecco, ogni anno, per fortuna si è sprovincializzato questo raduno da Pescara, è partito, e domani ci saranno amici, soci, infortunati sul lavoro della provincia di Teramo, di L'Aquila, di Chieti, che ogni anno vengono a onorarci e ecco, credono in questo santo,